Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi questo video non era previsto. Ho avuto un'ispirazione molto forte perché la luna piena del 5 maggio, nel giorno del Vesak, ha proprio a che fare con il risveglio dell'amore. Il risveglio dell'amore e della conoscenza di sé. E di conseguenza del mondo di tutte le creature e degli esseri umani, dei viventi e non viventi su questo piano di esistenza. Allora, devo canalizzarvi un messaggio. Devo canalizzarvi un messaggio molto forte perché ha proprio a che fare con l'obiettivo primario di questo canale, che è nato grazie al supporto dei maestri ascesi. Grazie al supporto dell'amore che contraddistingue ogni essere vivente, ogni essere umano, e ha proprio in sé il messaggio dell'amore cosmico. Sono concetti che non vanno capiti, sono concetti che vanno sentiti, che è molto diverso. E quindi, essendo Tarom Antique, un canale al servizio del risveglio collettivo globale dell'umanità, è doveroso fare oggi questa canalizzazione anche perché i maestri mi hanno martellato. Perché sì, perché poi sapete quando l'intuizione perdura, no? Già l'avevo avuta questa intuizione, ma l'avevo lasciata lì. E quando l'intuizione perdura, cioè quando qualcosa perdura, si chiama intuizione. Se è solo un pensiero frutto di argomentazioni logiche della mente, decade, non è un'intuizione. Ma se è qualcosa di puro, perdura, perdura. Quindi, ragazze mie, oggi facciamo questo video. Mi lascerò ispirare canalizzando il messaggio dei maestri ascesi. Per cui tutte noi siamo al servizio. Questo canale è al servizio. Chi segue questo canale è al servizio del risveglio del collettivo. E quindi di portare l'amore dentro di sé per manifestarlo fuori. Non si può portare fuori ciò che non abbiamo dentro. E quindi il risveglio della coscienza propria funzionale al risveglio del collettivo. Quando tu aiuti te stesso, stai aiutando milioni di persone. Aiutando te stesso nel risvegliare la tua coscienza, stai supportando l'evoluzione di milioni di persone. E quindi adesso, ragazze mie, io mi farò ispirare, va bene? Non so quali oracoli prenderò, è un messaggio al collettivo da parte dei maestri ascesi, che mi hanno giustamente premuto ore, 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 ore per fare questo video. E allora ci lasciamo ispirare, perché questo video toccherà le corde dell'anima, come una musica, un'armonia. Non vanno capite, vanno sentite. Respirate. Respirate dentro le informazioni che usciranno, va bene? Allora, questa luna piena del Vesak del 5 maggio porterà con sé la benedizione in un tempo in cui il risveglio è ormai definito. Detto questo, la benedizione che andremo a conseguire da parte dei nostri maestri ha a che fare con il nostro vero scopo, che si paleserà ad ognuna di voi e ad ognuno di voi nel vostro tragitto. Il vostro vero scopo ha a che fare con il desiderio del bambino che si cela dentro di voi. E il primo messaggio forte è quello di seguire indiscussi, indisturbati quel bambino. È l'unica verità perseguibile. E allora il potere del verbo è: le mie intuizioni sono legge. Le mie intuizioni sono legge. Le mie intuizioni sono legge. Io sono l'assoluto. Ok.
Adesso, ragazze mie, ci connettiamo con i maestri ascesi per dare luogo a questa meravigliosa canalizzazione che farà suonare le corde della nostra anima all'unisono. E partiamo subito. Ok, allora, io partirei da questa. Chiedo il permesso dei maestri per canalizzare le informazioni necessarie a tutto il collettivo affinché le loro corde dell'anima possano vibrare all'unisono nel sentire la bellezza, la divinità che incarna tutte le persone. Andiamo. Cosa hanno da dire i maestri? Ok, connessione con Dio. Connessione con Dio, passione. Cosa hanno da dire i maestri? Dissipare la rabbia. Cosa hanno da dire i maestri? Ancora. Cosa hanno da dire i maestri? Voce della mente, ascoltare l'anima. Energia sessuale, ragazze mie, vista a lungo raggio, chiaroveggenza. Allora, il primo messaggio è questo. I maestri ti stanno dicendo assolutamente di ascoltare l'intuizione, l'anima, la tua corda, la corda che vibra più di ogni altra. Perché? Perché l'anima ti parla attraverso la voce della mente, va bene? La mente è ciò da cui tu riceverai le informazioni della tua anima. Ascolta l'anima, le mie intuizioni sono legge, ci arrivi col potere del verbo. In questo esatto momento si sta risvegliando per tutto il collettivo l'energia sessuale repressa, bloccata, bloccata per condizionamenti, moralismi, conformismi, morale corrotta ed educastrazione. Si sta risvegliando la Kundalini, parte dal primo chakra per arrivare al settimo e per inglobare tutto il vostro essere. L'energia sessuale che si manifesta dentro di te ti può far venire un po' di paura, perché l'essere umano è fonte di energia creativa, l'energia sessuale crea un bambino, crea un'opera d'arte, crea presenza, crea tutta la realtà che ti è intorno, è l'energia creativa. L'energia sessuale bloccata mi stanno assolutamente dicendo in questo momento che verrà fuori attraverso lo smantellamento di quei chakra che erano stagnanti. Questo può generare un po' di paura, lo sto sentendo da qui. Quell'energia che può generare paura ha a che fare col tuo più grande dono, perché ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento non è la ferita della mediocrità, ma è la ferita della grandezza. Il riconoscimento della propria grandezza può dare paura all'ego. E allora tu che fai? Dissipa la rabbia per tutte le volte in cui ti sei ostruita con la mente egoica. Segui la tua passione, la passione che ti sgorga grazie all'energia sessuale e creativa. Segui quell'energia lì, si può conformare a un'opera che scegli di fare, a un talento che hai messo in stand-by, a qualcosa che aveva a che fare da bambina o da bambino. Dissipa quella rabbia per non averlo fatto, perché se non l'hai fatto non era il momento, è adesso il momento. Quindi l'energia creativa, l'energia sessuale va attraverso la passione a manifestare la tua opera d'arte, che è la tua opera arte, l'opera d'arte di Dio attraverso di te. La connessione con Dio è la prima carta, cioè tu sei costantemente diretta e benedetta dal tuo sé superiore, che è Dio, che è un'entità che la nostra mente non può concepire. Di conseguenza è il tuo sé superiore che ti guida nella connessione con la tua divinità interiore. Ok. Vista a lungo raggio significa la chiaroveggenza, ossia le tue intuizioni sono legge, ciò che hai la capacità di immaginare tu manifesti. I maestri ascesi ci stanno dicendo che per ognuna di voi, ragazze e ragazzi, c'è un'immagine in questo momento della mente. Se non ti arriva in questo momento nella mente, non fa niente perché ti arriverà in questa luna piena e nei 3-4 giorni a seguire. Va bene? Ok. Ti arriveranno delle immagini della mente, vanno perseguite con totale
Passione, disciplina quelle immagini, adoperati affinché tali immagini si palesino nella realtà. Fai come se quelle immagini fossero già dentro di te, realizzate. E quindi adoperati per quello. Dissipa la rabbia per tutte le volte in cui non te lo sei permessa, per tutte le volte in cui non te lo sei concessa. Dissipa questa rabbia come? Balla, canta. Fai l'amore con te stessa, con l'altro, ma soprattutto fai l'amore con te stessa. Datti quel godimento, quel piacere a te stessa che tu pretendevi fino a questo momento prima del risveglio con l'altro. Godi di te stessa. Fare l'amore con te stessa significa godere di te. Godi di te stessa affinché tu possa creare relazioni integre con l'altro, affinché tu possa creare la bellezza dello spessore che ti anima. Uff, ragazzi, ok. Questo è il primo messaggio e lo lasciamo qui. Io sono connessa, sono pervasa da brividi e voglio ancora andare a analizzare. Cosa hanno da dire ancora i maestri, per favore? Mi sta arrivando l'energia del non demordere, non demordere, canalizza. Canalizza, butta a terra tutto ciò che ho istruito, butta a terra tutto ciò che è istruito. Cosa hanno da dire i maestri? Butta a terra tutto ciò che è istruito. Carta numero 17, apri il cuore, intimità creativa, ragazze, apri il cuore, quarto chakra, si sta aprendo il vostro chakra. Per molte di voi, questo quarto chakra dell'energia sessuale, dall'energia sessuale creativa, si aprirà il cuore. Sii tu aperta a ciò che a livello intuitivo ti sgorga da dentro. Crea attraverso il tuo cuore. Io sono connessa al mio cuore, le mie intuizioni sono legge, la mia creatività è connessa al mio cuore. Non ha importanza se voi non siete dei cantanti, dei pittori, non è quella l'arte, non è quella la creatività è essere autentiche, amare tutto di se stessi, contraddizioni comprese, è quella l'autenticità, è quello amare se stessi. Concediti tutto ciò che non ti sei concessa fino a questo momento. Libera la tua creatività, libera la tua creatività, concediti ciò che non ti sei mai concessa. Mi stanno battendo sul concediti ciò che non ti sei mai concessa, perché sei benedetta e guidata nel farlo. Non ti vergognare, non avere frustrazioni, basta con questa mediocrità del sistema, basta con queste ostruzioni che non hanno fatto altro che uccidere la vera natura dell'uomo. Basta con queste frustrazioni, tu sei Dio, tu sei l'assoluto, libera la tua creatività, libera questa cosa. Questa cosa là dentro ha a che fare con l'energia sessuale, ragazze mie. L'energia sessuale è l'energia creativa. L'energia sessuale, come ho detto prima, crea un bambino come crea un'opera d'arte. Ma l'opera d'arte non è un quadro, non ha a che fare solo con un quadro, con una canzone, con essere artisti significa avere la consapevolezza che tu sei un creatore. Tu crei tutto, anche chi non lo immagina. Tu crei tutto dalla mattina quando ti vai a. Dalla mattina quando ti svegli a la sera quando vai a dormire. Tu crei tutto, crei ogni cosa. Tu sei un artista. E allora fai della tua vita un capolavoro. Ti sta dicendo che questa luna aprirà il chakra del cuore affinché la tua creatività si espansa e possa tu creare la più grande opera d'arte della tua vita, il tuo capolavoro della tua vita. Ok. Continuiamo, 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 continuiamo. Quali carte? Chiedo ai maestri, quali oracoli devo prendere? Quali carte devo prendere? Ok, Star Quote. Numero 21, numero 1, è finito un ciclo della vostra vita. In me mago agere, numero 1. Io lascio agire il mago che è in me. Io sono l'assoluto, io sono il padrone indiscusso della mia realtà. Io sono il creatore. La carta numero 21 ti dice: la vostra vita è il più grande dei maestri. Ogni istante è precisamente quello per cui siete venuti e la vostra ricerca sta nell'istante in cui vivete. Vivete come se tutto dovesse finire da un momento all'altro e vivrete per sempre. Il mago, numero 1. Che significato dare alla parola agire? Certo, donare se stessi
o ciò che si possiede è un'azione. Ma non va fatta per liberare dal senso di colpa una coscienza che spesso si ritiene colpevole. Va fatto perché spinti dall'amore, dalla comprensione per l'altro. L'altro sei tu. L'altro sei sempre stato tu. Allora, nella tua opera d'arte, di creazione, di vita consapevole, del tuo capolavoro di vita, lascia su questa terra ciò che ti è più nobile. Lascia su questa terra la nobiltà del tuo essere, la nobiltà della tua divinità. Crea sulla base della tua animosità, crea sulla base della tua intuizione di quarto chakra. I maestri ti stanno dicendo che loro ci hanno sempre sostenuto perché hanno riconosciuto in noi il loro stesso valore e quindi ci hanno sostenuto fino a questo momento, in questa illuminazione del Wesak. Noi avremo la perfetta complicità dei maestri a livello consapevole, perché fino a questo momento l'abbiamo avuta in modo inconsapevole. La perfetta complicità dei maestri a livello consapevole significa smettere di avere paura, avere il coraggio di manifestare un capolavoro che in nessuna vita avreste mai avuto il coraggio di manifestare, perché avete avuto milioni e milioni di incarnazioni fino a questo momento per arrivare a questo esatto giorno. Per arrivare a es esattamente a essere qui oggi. E per glorificare tutte le vostre incarnazioni e le persone coinvolte in quelle incarnazioni con cui avete dei patti animici, perché oggi avete la piena coscienza di essere maestri spirituali, di essere stati scelti dalla vostra anima, dai maestri, per portare il messaggio non di speranza su questo piano terreno adesso, ma il messaggio della verità, che è un messaggio che il paradiso è in terra. E voi siete gli esempi attraverso cui questo paradiso si manifesta. E questo è il messaggio che mi stanno battendo i maestri adesso. Quello che puoi fare tu, lo possono fare tutti gli altri. Quando Gesù Cristo si è messo in croce per far capire a tutti che era un essere umano, non un Dio secondo altre credenze, no, era un essere umano e quindi i miracoli che ha fatti lui li puoi fare anche tu e soltanto adesso hai l'esperienza karmica giusta per andare verso il tuo Dharma. Il Dharma cos'è? Il Dharma è il vero scopo dell'anima, scevro. Scevro dalle lezioni karmiche, cioè puoi manifestare senza ostruzioni che ti tengono a terra. Ok, ragazze, io continuo. Continuo, continuo, continuo. Cos'altro vogliono dire, maestri? Qual è l'oracolo che devo prendere? Qual è l'oracolo che devo prendere? Cos'altro voglio dire, maestri? C'è qualcosa legato all'Egitto? Sì. Mi stavo dicendo che c'è qualcosa legato all'Egitto, adesso prendiamo l'oracolo egizio. Cos'altro hanno da dire i maestri? Cos'altro hanno da dire i maestri? Cos'è legato all'Egitto? Mi stanno dicendo che l'Egitto è concluso, si è concluso, si è concluso, si è concluso il karma, si è concluso il karma egiziano dell'Egitto. Arrivano immagini di crani allungati, i cosiddetti crani allungati, ragazzi, io non lo so che sto dicendo, non lo so. E mi stanno arrivando immagini, io credo che siano i faraoni quelli con i crani allungati. Abbiamo il dono, ci siamo, abbiamo il dono. Non c'è più paura, non ci sono più condizionamenti, abbiamo il dono, la libertà, mi arrivano parole di libertà, mi arrivano parole di libertà, di liberazione. Ok, cos'altro relativo a questo? Cos'altro relativo a questo? Cos'altro relativo a questo? Cos'altro relativo a questo? Cos'altro, cos'altro, cos'altro? Eccolo, equilibrio ragazze, qua c'è la Kundalini. Il serpente, l'equilibrio di tutti i piani, l'equilibrio dei piani sottili con il piano terreno. Le vostre intuizioni sono assolutamente allineate
al piano terreno, l'equilibrio di tutti i chakra, ragazze. Qua c'è il serpente della Kundalini, energia sessuale, come ci hanno ricordato i maestri qua. Energia sessuale e creativa. Ci leggiamo questa carta per dare una sui concetti chiave dei meravigliosi oracoli di Orgonica. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Centratura, equilibrio, sessualità, ragazze, di nuovo, sessualità, sessualità, yin e yang opposti. Se esce questa carta, stai ricalibrando il tuo centro, ristabilendo il giusto equilibrio fra yin e yang nella tua vita per nu nuova forza e ritrovare energia primordiale. Allora, mi è arrivata l'immagine dei crani allungati dell'Egitto, per quello che ho potuto studiare su questi esseri, avevano il dono. Non voglio utilizzare termini difficili, ragazzi, infatti sto canalizzando e sono tutta un brivido nel fare questa canalizzazione. Allora, c'è una luce, vedo una luce che sta spaccando, che sta spaccando, che cosa sta spaccando, che cosa sta spaccando, non so, vedo una luce che sta spaccando delle mura, vedo una luce che sta spaccando delle mura, un po' come la torre dei tarocchi, ragazze, sta spaccando le mura e vedo che esce questa luce, è una luce dorata, è tanto rosso, rosso alla sorgente, rosso alla sorgente, sto vedendo questo. Sessualità, mi ribattono su questa sessualità, la sessualità, il godere non è peccato, il godere, il peccato è ciò che ci hanno fatto credere, per indottrinarci a una castrazione, perché sapevano che se noi veniamo castrati nel nostro piacere, in quello che ci piace fare, allora noi non realizzeremo mai dei capolavori. Non ha mai fatto gioco avere delle persone risvegliate all'interno di un sistema, così è stato bene occultare il potere creativo di energia sessuale creativa all'interno di contesti sociali in cui si doveva agire in un certo modo, per un lato oscuro. Adesso siamo nella luce, sto vedendo questa luce che cresce all'interno di questa struttura con questo rosso, come se c'è della lava sotto, della lava. E sto vedendo tutto questo equilibrio tra siete libere, ragazze. Siete libere, ragazze e ragazzi. Mi stanno dicendo di praticare questa libertà. Osa, mi stanno dicendo osa, 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 osa laddove hai avuto paura e vergogna. Adesso puoi. Adesso puoi e lo vedrai. Basta che osi, osi, osa con un piccolo gesto, osa. Prova a superare quella cosa, quell'ostruzione e vedrai che la strada è in discesa. Mi stanno dicendo osa. Ok, che cosa altro devo dire alle ragazze? E ai ragazzi? Sì, la porta. Ok, va bene questo. Cos'altro? Ancora, ancora, maestri, ancora. Per tutto il collettivo. Per le mie ragazze, i miei ragazzi al servizio di un bene superiore. Per tutto il collettivo. Per le mie ragazze, i miei ragazzi al servizio di un bene superiore, per il loro capolavoro, per il loro capolavoro, per il loro capolavoro, per il loro capolavoro, per le mie ragazze al servizio di un bene superiore, per il loro capolavoro, lo sconosciuto, lanciati in ciò che non sai, togliti la maschera, il sé autentico, lanciati in ciò che non sai, lanciati in ciò che non sai. Quiete profonda e silenzio e fanne ammenda, mi stanno dicendo lo sconosciuto, il sé autentico, meditazione e silenzio, mi stanno dicendo lanciati in ciò che hai avuto paura di te stessa, in ciò che, di cui hai avuto vergogna, quella parte sconosciuta dentro di te che ti ha creato tanta reverenza e paura allo stesso tempo, lanciati lì, il sé autentico e togliti la maschera, di veramente a te stessa, dittelo, dillo a te stessa, di a te stessa qualcosa, dillo, dillo, dillo quello di cui hai avuto paura, dillo, dillo adesso.
dillo, 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 mi sto dicendo dillo, di questa cosa, di questa cosa, e a un certo punto, mentre l'hai detta, goditi quella sensazione, lasciati attraversare da quella sensazione, meditazione profonda e silenzio, e vai là dentro, stai là dentro, mentre poi mi stanno facendo vedere persone che possono provare un po' di vergogna, un po' di frustrazione, un po' di paura, non tanta però, è un po', rispetto a delle questioni che stanno per ammettere a loro stessi. Quella vergogna ha a che fare con un credo antico, quella vergogna ha a che fare con un credo antico. Ma io vedo adesso, mi stanno mostrando delle immagini di persone che sono rannicchiate su loro stesse e che adesso, in questo esatto momento, iniziano a vedere, vedo margherite, vedo tantissime margherite, vedo queste persone che si partoriscono, è come se fosse la prima volta che vedono le margherite. Vedo una sensazione di estrema, estrema beatitudine, senza la nostra mente potrebbe addurre al senza senso. Vedo una sensazione di estrema beatitudine. Mi sto dicendo di lasciarvi cullare da questa estrema beatitudine. Cos'altro? 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 Wow, la spada del mago, e adesso imprimi nella tua mente le immagini che ti stanno arrivando, la fiducia nella vostra magia, fiducia nella vostra magia, in me mago agere. Allora, ragazze mie, mi stanno ancora dicendo, riassumiamo un attimo queste quattro carte, mi stanno dicendo che questa settimana, con questa luna piena, avrete la manifestazione di una parte di voi sconosciuta. E allora accoglietela nel silenzio, lasciatevi inondare da quella sensazione, di quello sconosciuto di voi, lasciatevi inondare. Non date giudizio, non pronunciate giudizio, perché sono cose vecchie le cose che la vostra mente potrebbe giudicare, non date giudizio. E a un certo punto in questa luna piena sgorgerà in voi un'immagine di qualcosa. Date retta a quell'immagine, fiducia nella vostra magia, la spada del mago, potere del verbo. Io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto perché io sono l'assoluto. Uff, ragazzi. Mamma mia, Ok, ragazzi. Voglio prendere ancora questa. Allora. Porte, le porte che si aprono, le porte che si aprono, le porte che si aprono. Cosa hanno da dire i maestri? Le porte che si aprono, le porte che si aprono, le porte che si aprono, le porte che si aprono. Per le mie ragazze e i miei ragazzi, i miei dei, le mie dee, imperatrici, imperatori. Al servizio della fratellanza, le porte che si aprono, le porte che si aprono, le porte che si aprono. Mi stanno dicendo è più facile di quello che pensi, mi stanno dicendo, ragazzi, non pensate, mi stanno dicendo di non pensare. Non pensate, ragazze, nel senso, flusso, vedo l'acqua scorrere, vedo acqua scorrere, vedo acqua scorrere, immagini che vi arriveranno nella mente, perseguite quelle immagini. Perseguite le immagini, potere del verbo, immaginazione creativa, mi stanno parlando di tanta creatività, di tutti voi che state vedendo in questo momento. Non lasciatevi scoraggiare dal tempo, dallo spazio, dall'inutilità. Porta dell'orizzonte, la porta d'inverno, la porta socchiusa. Ragazze, non vi fate spaventare, non vi fate spaventare di ciò che non conoscete, non lasciatevi abbattere dalle tempistiche della realtà lineare 3D, perché tutto sta avvenendo adesso. Dovete utilizzare il potere della vostra mente, la porta d'inverno, la porta socchiusa. Ci stai dicendo che ci sono cose che avete nel cantiere voi, molte di voi hanno cose in cantiere, di cui voi avrete illuminazioni adesso, senza lasciarvi scoraggiare e andare dritta al punto. Ancora, le porte, sì, abbiate la fiducia in voi stessi, la serratura ce l'hai tu, fiducia in voi stessi, la serratura ce l'hai tu. La porta d'estate, qui quest'estate succederanno grandi cose che ti daranno la misura di quanto l'autostima sia aumentata, che non è altro che la consapevolezza della tua maestria. Che altro mi vogliono dire? Che altro mi vogliono dire i maestri? La chiave, mio Dio, la serratura, la chiave, ragazze mie,
Tutto ciò che tu hai la capacità di immaginare e di proferire col potere del verbo è già tuo. Sappiate, ragazze e ragazzi, chi è al servizio come me in questa scuola iniziatica, i propri desideri sono al servizio di un bene più grande del loro piccolo ego. I loro desideri sono al servizio di qualcosa di inimmaginabile, di un appagamento eterno. Quindi ogni desiderio che vi arriva, perseguitelo, perseguitelo, perché quella è la chiave dell'evoluzione del pianeta Terra. Quello che realizzi per te stessa, le tue capacità, i tuoi talenti, che sono la base del perseguimento del tuo desiderio, sono il sostegno per l'evoluzione del pianeta Terra, le tue qualità, i tuoi talenti. E soprattutto, ragazze mie, con tutto quello che sta uscendo qui, è il gioco ciò verso cui mi stanno battendo. Giocate, 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 giocate e vincete. Si può vincere soltanto in un modo. Gioca seriamente. Ragazze mie, metto due altre carte. Ok, i maestri, ancora con la dea, i maestri, cosa hanno da dire i maestri attraverso la dea? Cosa hanno da dire i maestri attraverso la dea? Ci hanno occultato il gioco, ci hanno fatto credere che giocare fosse una stupidità. Il gioco è ciò che muove tutto. Il gioco in presenza è ciò che muove tutto. Giocare, la felicità, la leggerezza del gioco è ciò che muove tutto. La leggerezza nel gioco. I bambini sono l'esempio. I bambini sono l'esempio. Giocare, 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 giocare. Il nuovo inizio in questo gioco, prendere il meglio del passato. Il nuovo inizio ti porta a togliere ciò che del passato non ti serve più e andare incontro a un futuro glorioso, pregno della bellezza del passato, per costruire un futuro luminoso. Il futuro è adesso. Si sta approcciando un nuovo inizio. La nuova età dell'oro è vicina, seppur siamo nel Kali Yuga, siamo i pionieri del nuovo tempo. Ci siamo incarnati in questo momento storico, i maestri ci hanno mandato qui in questo momento storico, perché siamo noi quelli che avevamo gli strumenti spirituali necessari per l'evoluzione del pianeta Terra. Siamo noi. E con questa luna piena verrà data questa benedizione. Verremo consacrati a ciò che siamo sempre stati, i pionieri del nuovo tempo. I maestri che hanno con sé la bellezza, i maestri che hanno con sé la bellezza di vedere oltre a quello che gli altri non vedono e godere di quella bellezza stessa. Cos'altro hanno da dire? La trasformazione. Sta avvenendo un nuovo inizio rispetto al passato, il meglio del passato. Per ardire al futuro glorioso, in questo esatto istante sta arrivando una trasformazione. La trasformazione che vedrai in questi giorni è la consapevolezza di quello che hai fatto in intere vite. In intere vite. E la passione che ti sgorgerà da dentro con questa energia creativa sessuale ha a che fare con la tua maestà. Con la tua maestà. Allora lascia che il tuo piccolo ego si inginocchi davanti alla tua maestà e sia al suo servizio. Io sono l'assoluto. Ok. Ragazza, io. Ok, mi stanno dicendo che il messaggio è questo. Il messaggio è questo e mi stanno dicendo di. Mi stanno dicendo di riguardarlo 3 volte questo video, ragazze, non so perché.
Non subito però, non subito. La prima volta adesso che lo state vedendo. La seconda il 5. La terza il 10. Ok. Se lo vedete il 5 questo video. Per 3. Allora ragazzi, ok, mi stanno dicendo, appena vedete questo video di rivederlo di nuovo il 5 e di rivederlo di nuovo il 10. Se lo vedete per la prima volta in un altro giorno, mi stanno dicendo di rivederlo 3 volte passati 3 giorni. Ok, va bene. Non so perché. Ci sarà sicuramente un motivo. Ragazze mie, io mi fermo qui. Va bene, mi fermo qui, io mi devo anche rilassare, faccio un attimo di riflessione su tutto questo che è uscito. Io vi ringrazio. Grazie, grazie, grazie. Siete veramente potenti, ragazze e ragazzi. Io sono un vostro canale. E se canalizzo tutto questo è perché siete voi così. Ragazze mie e ragazzi, grazie, grazie, grazie. A ognuno è arrivato il suo messaggio, ne arriveranno altri con l'ascolto successivo. Grazie, grazie, grazie. Io vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima, ragazze e ragazzi. E come sempre, che Dio vi benedica.